Ciao da Goccia Idra Games, Tana di Goblin di Perugia, la Tana di Goblin di Perugia che la trovate sempre solo a Perugia. Oggi andiamo ad aprire per gli apriscatole qualcosa di veramente orribile. No, non è il fazzoletto dove mi ci sono soffiato il naso, ma bensì questo qua, Horrified, gioco della Ravensburger, dove dovremo cercare di far evitare che questi simpatici mostrilli, i mostrilli che tutti quanti conosciamo, facciano le loro cose nel villaggetto. Ma andiamo a vedere cosa c'è. Non c'è la plastichina, ma c'è come sempre questi bellissimi adesivi messi così, che ho già tolto per la comodità e la praticità di poter fare questo. Come vedete, sono qua attaccati. E tu vuoi là questa. Con questo bellissimo messaggio potete mettere in pausa e leggervi il messaggio, che è questo qua, che è il tabellone con tutte le varie zone. Spacco nulla, la caverna, l'accampamento, il dongione, le varie città della le varie zone della città, il cimitero, istituto. Dietro c'è solo questo messaggione bellissimo che appena apri. Poi abbiamo il regolamento, o meglio le istruzioni per questo gioco da 1 a 5 giocatori della durata di 60 minuti circa. Le pedine, setup, fase mostro, tutto quanto bello illustrato. E poi ogni mostro ovviamente ha le sue proprie e uniche regole di vittoria che noi dovremo evitare di far fare. In sottofondo c'è una carneficina fatta con coltellate a zucchini, nel caso sentiate rumori strani. Si può anche giocare in solitario. La plastica fuori non ce la mettiamo, ma la mettiamo dentro per tenere queste bellissime fustelle. Andiamo a vedere che cosa riusciamo a defustellare. Andiamo a vedere che cosa c'è qui dentro appena riesco a togliere le plastiche. Via di plastica. Abbiamo queste fustelline che sono normali, con questi segnalini fronte e retro, che sono uguali. Cane sparchi, pa, pa, pa. Dovremmo mostrirgli tutto quanto bello. I personaggi, che ogni giocatore ha il suo personaggio con la abilità unica e particolare. Un gioco dove abbiamo una bella parità, 4 donne, 2 uomini, vabbè. E un ragazzino, che fa il ragazzino, ce lo metti? Il corriere, le varie pedoncine di tutto quanto, dei mostri, degli ometti e di quant'altro. Ma questi sono gli ometti, i mostri non sono in cartoncino, che andranno messi nelle pedoncine colorate del personaggio, gli altri dei personaggi non giocanti. Abbiamo questi dadozzi normali che non sono stampati per fortuna e che, come potete vedere, funzionano anche troppo. Le miniature dei mostrolli con il mostro della palude, la dove vai con questa mano, la moglie di Frankenstone, l'uomo lupo che sta in porta, Frankenstone che sta in porta o che apre una porta che si spinge pesante, lui lì, la mummia, e qua abbiamo le queste sono le plance dei mostroni che dovremo affrontare.
Frankenstein la sposa, il creatore del lago, l'uomo lupo e l'uomo invisibile. Questo qua è l'uomo invisibile. Dietro il setup del mostro unico, allora, sono tutti uguali, quindi si ripete, e davanti però c'è quello che fa le condizioni di vittoria, eccetera, eccetera. Abbiamo un sacchettino precisino per la mano e poi un mazzo di carte con la linguetta. Funzionerà questa linguetta? Vediamo subito. Ha funzionato la prima. Il retro è così. Queste carte sono sottilissime. Mi sembra quasi un foglio A4 da 80 grammi. Mamma mia, veramente sottili. Eccetera, eccetera. Con queste bellissime quack. Con le illustrazioni che ci sono. Case. Ci sono dei mostrini, ci sono dei personaggi. Bene, bene, bene. Però veramente hanno una sensazione di foglio A4 80 grammi che non avete idea. Se ce l'avete, ce l'avete idea. Se ci avete giocato, uguale. Sotto non credo ci sia nulla, ma per scrupolo andiamo a guardare. Sotto non v'è assolutamente niente. E questo direi che è tutto per quanto riguarda questo gioco voluto da tanto tempo, che è Horrified. Grazie a Ravensburger per non averlo portato in Italia in italiano. Ciao, alla prossima!